Proteste nella giornata di ieri nel centro vaccinale di Teggiano a causa delle file e soprattutto delle intemperie contro cui hanno dovuto combattere chi ha deciso, ma soprattutto chi è stato convocato per la terza dose di vaccino. A protestare anche diversi parenti di persone anziane o con disabilità dal centro fanno sapere che sono al lavoro per migliorare il tutto. Dal punto di vista del contagio nel Vallo di Diano, a Sanza si registrano altri 4 positivi, tra questi anche il comandante della stazione Carabinieri di Sanza. Occorre aggiungere che il lavoro della caserma non è a rischio, sono arrivati altri militari, mentre alcuni sono in quarantena per il contatto diretto. Buone notizie invece da Sassano: sono stati effettuati 205 tamponi sugli scolari di Sassano, uno screening voluto dall'amministrazione comunale guidata da Domenico Rubino, e sono tutti negativi. Altri controlli si terranno in queste ore.